Siamo qui davanti al monumento delle foibe in attesa dell'arrivo degli studenti delle scuole Kennedy. L'amministrazione comunale ha appena posato una corona d'allora. La signora Dassena Loredana è una di quelle persone che ha vissuto questa esperienza. Ci ricorda brevemente, signora, la sua esperienza? Sì, la mia esperienza parte da Fiume, città nella quale sono nata nel 1940 e che ho abbandonato con la mia famiglia nel 1947, quando la nuova amministrazione titina ha concesso a chi voleva andarsene dal territorio istriano, dalmata, di poter lasciare quelle terre per motivi che per i miei genitori erano quelli dell'italianità. E quindi, sentendosi italiani, non erano disposti ad accettare invece il regime titino, diciamo. Io là ho frequentato la prima elementare e la seconda elementare, e già nel secondo anno la pagella scolastica riportava il bilinguismo italiano e croato. I miei genitori evidentemente avevano più forte senso dell'italianità e quindi così è iniziata la nostra avventura. Prima sono partiti i miei nonni e i miei zii, successivamente noi famiglia, e papà e la mamma e tre bambine, e tutte nate dal 44 al 38. Quindi la maggiore 38, io 40, la più piccola nel 44. Il papà con un camion, con le poche masserizie che ci hanno concesso di portar via, e noi in un treno da Fiume a Trieste, dove per qualche tempo ci hanno accolto alcuni nostri parenti, e successivamente verso l'Ossola. A Villa d'Ossola avevamo già l'appoggio di una zia che qui si era da poco trasferita, per cui abbiamo evitato il campo profughi. Devo dire che l'inizio è stato per la mia famiglia soprattutto molto duro. Mio papà ha trovato, è vero, il lavoro presso una delle fabbriche che allora abbondavano nell'Ossola e a Villa d'Ossola in particolare, ma la mia mamma me la ricordo con una grandissima nostalgia. Quando siamo arrivati qui, proprio nel dialetto nostro tra Veneto e Triestino, diceva: ma dove siamo capità? Perché noi venuti dal mare ci siamo trovati così immersi in questo specchio di terra piana, ma tutta circondata dalle montagne. E il ricordo del mare, della città di Fiume, una città meravigliosa con le sue pietre bianche, è sempre rimasto nel cuore della mia mamma. Un'ultima cosa, signora. Ha fatto ritorno nel suo vecchio paese? Ho fatto ritorno già da un po' da adulta, da sposata, e mi sono ricordata proprio visivamente del luogo dove ero cresciuta. Arrivata al porto di Fiume, infatti, ho subito indirizzato mio marito verso i giardini pubblici, nei quali mi ricordo c'era il... dove ci rifugiavamo quando sentivamo suonare la sirena dell'allarme dei bombardamenti, e successivamente nella via dei Gelsi, dove invece si trovava la nostra casa. E lì ancora ho trovato le nostre ormai vecchie padrone di casa, che non dico che mi hanno riconosciuta, però sono riuscita, insomma, a far capire chi ero. Grazie mille, signora, grazie per la sua testimonianza.